500 telecamere di sorveglianza per un progetto sperimentale che ha trovato risorse pari a 2 milioni e mezzo di euro. Nell'intesa sono stati inseriti gli 11 comuni più importanti. Hanno preso il via i lavori di messa in sicurezza della provinciale 41, un tratto di strada fortemente deformato dalle frane in territorio di Pietracupa. I servizi sanitari per le cure domiciliari ai pazienti anziani nei distretti del Molise sono oggi in linea con i servizi offerti nelle altre regioni della penisola. Della transumanza di capi bovini di ritorno dalla Puglia, 4 giorni di viaggio per le mandrie che saranno accolte giovedì ad Acque Vive di Frosolone. Buon pomeriggio dalla redazione giornalistica di TLT. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Vasto e di Termoli sono state impegnate per diverse ore nel domare le fiamme che hanno distrutto un capannone utilizzato da un'azienda di arredi in legno nell'area industriale di Tufillo, in prossimità della Fondovalle Trigno, nella serata di ieri. La lotta alla criminalità si fonda sulla sicurezza, sulla prevenzione e anche sulla legalità. Una intesa è stata sottoscritta tra l'ente regione, le prefetture di Campobasso e di Isernia e gli 11 comuni con numero di abitanti sopra i 5.000. Vediamo il servizio. Pietro, nel Molise uno stanziamento di 2 milioni e mezzo di euro per 500 telecamere da mettere in rete. Questa è la risposta delle istituzioni in collaborazione con le forze di polizia per la prevenzione della criminalità? Assolutamente sì, questo è un primo finanziamento di 2 milioni e mezzo di euro per un progetto sperimentale su 11 comuni, i più grandi della nostra regione, per creare un sistema di videosorveglianza che possa garantire la prevenzione dei reati ed aiutare l'ottimo lavoro delle forze dell'ordine nella fase di indagine. Questa è una prima fase, appunto, dove creeremo una dorsale di informatizzazione dei comuni che tra loro si scambieranno le informazioni delle videocamere per vedere quali sono i movimenti all'interno dei loro comuni con addetti per ogni comune che potranno accedere a queste videocamere, quindi rispettando la privacy, e quindi cercare di avere un controllo maggiore del territorio, soprattutto davanti a tanti fatti gravi che stanno avvenendo di micro e macro criminalità. Una criminalità che si sta diffondendo, sta prendendo le radici, a suo parere, nel Molise e soprattutto nel Basso Molise? Guardi, ci sono segnali di vario tipo, ci sono i segnali della microcriminalità, come qualcuno che incendia auto e fanno furti nelle piccoli furti come in tabaccheria, e ci sono segnali anche di macrocriminalità, e abbiamo anche vari esempi come gli sversamenti di illegali, di rifiuti, oppure le dichiarazioni del pentito di Schiavone. Però insomma, ci sono vari segnali che il nostro territorio è attenzionato, e allora iniziamo a prepararci anche con un sistema di videosorveglianza. E da parte della Regione Molise ci potranno essere altri comuni ad entrare in questo progetto, per adesso sperimentale? Dunque, appunto, il progetto è sperimentale. Noi, io e il consigliere Cotugno, già abbiamo identificato in questo bilancio altri fondi da destinare alla videosorveglianza. Adesso creiamo questa dorsale di informatizzazione tra i comuni, vediamo come funziona, e con il tempo siamo sicuri, con questi altri fondi che abbiamo già individuato, potremo ampliare il raggio di azione, ma soprattutto anche informare i cittadini e formare il personale che deve controllare queste videocamere. Sono in fase di ultimazione le opere che riguardano il porticciolo turistico di Montenero di Bisaccia. 450 sono i posti barca creati nello scalo Marina Sveva sull'Adriatico, scalo portuale che dista solo poche centinaia di metri da un altro porto turistico, quello della vicina San Salvo Marina. E dalla prossima stagione estiva gli amministratori e gli operatori commerciali di Montenero sperano in un maggior afflusso di vacanzieri richiamati dalle moderne strutture alberghiere e da diporto. Sollecitati da numerosi cittadini di Campobasso, siamo tornati in Via Puglia, dove mostra il peggio di sé il rudere di quella piscina comunale che 20 anni fa doveva fornire alla città un punto di riferimento sportivo per tanti giovani. Una struttura incompleta, costata anche diversi miliardi, in avanzato stato di degrado, abitata da piccioni e circondata da una selva fittissima di piante. Vediamo. Via Puglia a Campobasso, dietro queste lamiere che fanno da recinto c'è la piscina comunale. 20 anni fa è stata posta la prima pietra, una piscina che non è stata mai adeguata, mai consegnata ai cittadini di questa città. Abbiamo trovato un varco
e cerchiamo di addentrarci in questa giungla che c'è qui attorno alla piscina, alla famosa piscina di Via Puglia a Campobasso, che non è mai stata adibita a piscina. Siamo all'interno, questo è quello che possiamo mostrarvi, la fanno da padrone i piccioni e naturalmente si vede il risultato sui pavimenti. Noi vorremmo solo farvi vedere, ecco, la parte del soffitto è tutto in legno, sarà costato veramente tantissimo, sarà costato tanto, e qui poi di fronte a me vedrete le vasche che naturalmente sono piene di guano di piccione, ci sono del materiale di risulta dell'edilizia, ma è tutto abbandonato, è tutto integrato, non sappiamo se si dovrebbe rifare da capo, ma certamente un intervento costa davvero tanto. Ecco, l'unica cosa che vorremmo sottolineare, che ci sembra veramente importante, è questo. Ecco, probabilmente le risorse, i soldi per rimettere a posto tutto questo non ci sono, però i cittadini di questa parte di Campobasso, ecco, chiedono almeno la pulizia qui attorno a questo edificio abbandonato, cresce una giungla. La visita ci ha veramente impressionato, sono tante le cose che non vanno, stiamo pensando al costo, ecco, il costo di tutto questo, naturalmente denaro pubblico, è stato enorme, immenso, le opere idrauliche sono giù nella parte bassa dell'edificio, ecco, però alle mie spalle vedete subito che un muro si è completamente staccato, abbiamo visto che anche altri sono in procinto di staccarsi, crollo è possibile, però quello che ci impressiona veramente ancora di più è il fatto che le piante crescono libere e stanno invadendo tutto, sono oramai a pochi passi dalle abitazioni private. I dipendenti della fisiomedica Loretana di Toro vivono una situazione lavorativa particolarmente precaria. Essi infatti non ricevono gli stipendi mensili dalla società da circa 10 mesi. A loro sostegno, nel pomeriggio di oggi a Campobasso, una manifestazione sindacale indetta da CISL e UGL dinanzi alla sede del Palazzo del Governo nel tentativo di sbloccare l'ennesima vertenza che riguarda la malasanità del Molise. Sono previsti 3 mesi di lavori per la sistemazione stradale della provinciale 41, un'arteria fortemente dissestata dai continui movimenti franosi del terreno. Ce ne parla Gian Piero Porfirio. Sono iniziati i primi interventi di messa in sicurezza della provinciale 41 in prossimità del comune di Pietracupa, un'arteria trafficata giornalmente da studenti e lavoratori pendolari che dall'area del Medio Trigno raggiungono il capoluogo di regione, un tratto tra i più dissestati dell'intera rete viaria regionale. Un percorso irto di ferite per le numerose frane che si sono accavallate nel corso degli anni. Il tratto in questione, circa 500 metri, completamente deformati da una calamità in continuo movimento, è rimasto fermo e sconnesso per oltre 2 anni. Disagi e rallentamenti, ma anche incidenti della strada, in qualche caso mortale, che hanno portato all'esasperazione tanti automobilisti e a dover ricorrere alle cure di meccanici e carrozzieri. La provinciale 41 che collega Trivento a Fossalto passando per Pietracupa è un'arteria di poco meno di 20 chilometri realizzata ai primi anni 80 ed oggi è fortemente dissestata in molti punti per l'assenza di una regolare manutenzione da parte dell'amministrazione di Palazzo Magno. Il reperimento in extremis di risorse economiche dall'ente di Via Roma, pur nelle difficoltà attuali, ha messo in moto la macchina dei lavori stradali. Ad aggiudicarsi l'appalto, l'impresa che fa capo a Giuseppe Testa. Il termine delle opere è stato fissato al 21 agosto. Traffico momentaneamente interdetto tra Molise e Abruzzo nel tratto tra Agnone e Castiglione Messer Marino. Nelle gallerie che affiancano l'abitato di Belmonte sono caduti alcuni calcinacci. L'arteria è stata transennata e si attendono risposte dalle istituzioni. Nell'altissimo Molise ancora forti disagi colpiscono le popolazioni di Vasto Girardi e San Pietro Avellana per la chiusura della provinciale Monte Sangrina da circa 2 mesi.
I servizi per le cure domiciliari dei distretti sanitari del Molise sono in linea con le altre realtà regionali del paese. Michele D'Alessio ne ha parlato con il direttore del distretto di Campobasso Boiano, vale a dire con Sergio Rago, vediamo cosa gli ha detto. Dottor Sergio Rago, direttore del distretto sociosanitario di Campobasso e Boiano, mi ha detto che è un distretto molto molto corposo. Immagino che i problemi sono in relazione alla grandezza o diretto o indiretto. Allora, anzitutto il distretto è uno dei più grandi ora della regione Molise, perché con 130.000 abitanti annovera circa il 50%. Per quanto ora attiene i problemi sono ora commisurati, sì, sicuramente ora alla grandezza ora del distretto, ma non necessariamente, ecco, sono ora gli stessi che si hanno ora negli altri distretti, anche perché la popolazione ora stessa è una popolazione ora diversa. Noi ad esempio ora nel nostro distretto ci troviamo con una popolazione, quella oggetto ora d'attenzione da parte ora delle cure ora domiciliari, che di circa ora 20.000-25.000 ora abitanti, sicuramente ora inferiore proporzionalmente a quella che può essere il distretto ora di Agnone, dove ora la popolazione è sicuramente, anche se in termini numerici inferiori, ma sicuramente in proporzione ora maggiore. Per il resto, ecco, ora le problematiche delle cure ora domiciliari sono un po' comuni a quelle di tutti gli altri ora distretti, perché è da poco, io parlo poco, relativamente poco, è qualche anno che tutti quanti insieme, noi ora direttori di distretto, ora ci stiamo alleando affinché ora il servizio venga offerto ora in maniera uniforme e degno di essere chiamato tale su tutto ora il territorio ora della ASREM. Immagino voi vi confrontate anche con le altre regioni, come siamo messi noi rispetto alle altre regioni in fatto di assistenza domiciliare? Allora, rispetto alle altre regioni noi siamo in linea con le altre regioni, anche se siamo ora partiti in maniera non omogenea su tutto il territorio ora regionale. Ad esempio ci sono alcune realtà, quella di Venafro o del Basso ora Molise, che sono ora partiti molto ora prima ora del centro Molise, che appunto, ecco, sono i due distretti di Campobasso e Boiano che io ora in questo ora momento sto dirigendo. Comunque abbiamo recuperato il tempo perso. Prosegue il piano di austerità messo in atto dall'Enel. Le due strutture esistenti, quella di Isernia e di Campobasso, sono state accorpate. I tre segretari regionali dei sindacati UIL, CGIL e CISL sottolineano come a questa riduzione non si associ un calo delle bollette. L'azienda Enel chiama all'occorrenza, dicono i sindacati, personale di fuori regione per assolvere ai compiti urgenti che si presentino a seguito di calamità naturali o altro. Secondo giorno sui trattori, nel segno della transumanza per 300 capi bovini della famiglia Colantonio di Frosolone. Pensate che saranno circa 180 chilometri da percorrere per le mandrie, con attraversamento dei territori di Foggia, di Campobasso e di Isernia. Vediamo il servizio. Torna la transumanza, nel segno di una iniziativa voluta ed organizzata da Asvir Moligal con la collaborazione primaria della famiglia Colantuono di Frosolone, proprietaria della mandria di 300 capi bovini di razza podolica e marchigiana, che seguono la risalita dei trattori dalla Puglia al Molise, percorrendo oltre 180 km di vie sterrate, integre, forti della loro bellezza e larghezza. Un programma interessante dal forte richiamo culturale che con la partenza da San Marco in Lamis tocca i territori di tre province, Foggia, Campobasso ed Isernia, giungendo il 28 maggio a Frosolone, alla località Acquevive, nei pascoli della Montagnola Molisana.
Dopo la sosta mattutina sul tratturo Aquila-Foggia a San Polo Civitate, la partenza in questo secondo giorno per Santa Croce di Magliano, attraversando il territorio di Serra Capriola in provincia di Foggia. Domani si parte prestissimo alle 6 per la località Femmina Morta lungo il tratturo Celano-Foggia, attraversando i territori di Bonefro, San Giuliano di Puglia, Sant'Elia Pianisi, Ripa Bottoni, Monaciglioni. Camminando sul braccio Centocelle Cortile si prosegue per Campolieto, Matrice, Campobasso e Ripa Limosani. Domani sera la sosta notturna alle Querciliole di Ripa Limosani presso il santuario della Madonna della Neve. Prosegue al Castello Pandone di Venafro la settimana della legalità. In mattinata si è svolto un convegno sulle identità storiche e geografica del Molise. Domani invece sono previsti laboratori di creatività. E a San Giuliano di Puglia domattina ci sarà la premiazione del concorso nazionale I Colori della Vita, giunto alla 10ª edizione. Il concorso vuole non disperdere il ricordo dei tragici fatti accaduti nel sisma del 31 ottobre del 2002. Tutelare la salute dei consumatori e al tempo stesso ridurre anche i costi di produzione del comparto agricolo. Ebbene, l'Università del Molise è al fianco degli agricoltori e dei consorzi di bonifica. Vediamo il servizio. Oggi qual è il supporto che l'Università può dare all'agricoltura? I problemi sono crescenti anche in seguito ai cambiamenti climatici che sono in atto e a problemi di mercato che impongono la riduzione dei costi di produzione e soprattutto salvaguardare l'ambiente e il consumatore. L'agricoltura di precisione che noi proponiamo, ma in effetti propongono tutte le università mondiali avanzate, è quella di può dare delle risposte, però sono risposte che prevedono investimenti specifici e anche un cambio di mentalità della regione che deve istituire un servizio di supporto. Immaginiamo anche il servizio agrometeorologico della regione, un servizio che ha pagamento, immaginare. E anche questo non funziona, invece tutte queste informazioni dovrebbero essere disponibili continuamente, liberamente per tutti i soggetti del mondo agricolo. Oggi gran parte del nostro territorio molisano, se si eccettuano le zone proprio del consorzio dove sono più accessibili, ma nella stragrande maggioranza dei casi l'agricoltura, i terreni sono abbandonati. Quei terreni che ieri davano da vivere, davano di sostentamento a tante famiglie, si riuscirà a far rifiorire questa agricoltura? L'approccio deve essere un approccio integrato, cosa voglio dire? Faccio un esempio dello zuccherificio e feci notare che se si lasciano gli agricoltori soli, gli agricoltori affrontano dei costi di produzione che sono eccessivi. Invece dove c'è un consorzio, può essere o uno zuccherificio, che decido di dare il supporto all'agricoltore mettendo a disposizione delle macchine, evitando che l'agricoltore, ogni singolo agricoltore si doti di attrezzature costosissime sia nell'acquisto che nella manutenzione, ma per esempio suggerendo un piano di semine, quindi un piano di raccolta in modo che possa, per esempio, lo zuccherificio lavorare su un periodo più lungo. Tutto questo spingerebbe gli agricoltori a mettere a coltura nuovi terreni per la barbabietola, ma non, ovviamente non parlo solo di questo, però l'approccio va fatto in maniera integrata, in maniera tale che i costi si possano ridurre. La proiezione di un cortometraggio è prevista oggi pomeriggio nel capoluogo di regione all'interno della manifestazione Il riscatto al demanio della città di Campobasso nel periodo storico tra il 1738 e il 1742, evento organizzato dall'IRESMO nel palazzo della GIL di via Milano. E adesso, come ogni giorno, la parola alle previsioni del tempo, ascoltiamole. Tempo incerto dal pomeriggio sul Molise con alternanza di piovaschi e schiarite, soprattutto nelle zone interne. Dalla notte sono previsti parziali miglioramenti atmosferici. Ventilazione settentrionale, calmo il mare Adriatico, le temperature odierne sono comprese tra i 14 gradi di Campobasso fino alla massima di 22 su Termoli. Domattina il cielo si presenterà nuvoloso, valori climatici in leggero calo, venti ancora da nord.
Manca poco alla quinta tappa del circuito Corri Molise di Castel Pizzuto. L'evento sabato 30 si correrà sulla distanza di 9,8 km. La partenza della gara competitiva è prevista alle ore 16. Al Grand Prix Olimpico di Nuoto di Cena nella Vasca di San Giuliano di Puglia, la società natatoria H2O che ha conquistato 15 medaglie. Tra i risultati più prestigiosi, quella di Alice Ferro nei 200 metri farfalla e di Giuseppe Massignan nei 100 farfalla. Bene, erano le ultime notizie, grazie per essere stati con noi e l'appuntamento è per le prossime edizioni. Arrivederci.